Ciao a tutti e a tutte, come state? Allora, partite dal presupposto che non sono proprio in forma, però avevo molta voglia di fare un video, quindi eccomi qui. Il tema di cui vi dovrei parlare oggi è la solidarietà. Io credo che semplicemente la solidarietà sia un concetto davvero difficile da esprimere, da spiegare, da raccontare, perché il suo significato non può essere racchiuso all'interno di un solo video, perché è tanto meno mio. Perché è un concetto che si espande tantissimo proprio perché noi siamo obbligati a diverse forme di solidarietà, dallo stare attenti ad affrontare questa pandemia, quindi al rispetto delle regole, o comunque nell'aderire ad iniziative che portano comunque ad aiutare le persone più bisognose e indifese, se vogliamo, delicate, come bambini, persone con patologie e anziani. Perciò, per me, la solidarietà è semplicemente un atteggiamento o una forma di rispetto, di stile di vita, diciamo, nei confronti di noi stessi, perché anche noi stessi dobbiamo essere solidali con la nostra persona e dobbiamo volerci bene, dobbiamo essere coerenti con ciò che diciamo, ciò che pensiamo e il modo in cui agiamo, non solo con gli altri. Ecco, per me la solidarietà è uno stile di vita guidato dal buon senso, per mantenere un modo conforme alle regole, di una buona società. Se vogliamo arrivare in un mondo migliore in cui ognuno di noi è pronto a dare qualcosa per gli altri, ad aiutare, a tendere una mano a chi ha bisogno, essere solidali è importante per fare in modo che il mondo sia sempre di più un posto migliore. E credo che la solidarietà sia talmente implicita in ogni video che carico, nel senso che se una persona ha bisogno di un aiuto sotto qualsiasi forma di bisogno, trovare un modo per farle tornare un sorriso, per darle un consiglio, quindi penso che è un modo di essere. E ecco, questo solamente, perché ricordo che è un video di solamente, mi sono trovata davanti a una tematica che forse era possibile articolare più dettagliatamente. Credo che la solidarietà sia talmente tanto dentro ogni mio video, visto anche lo scopo del mio canale, che voi che mi seguite sapete già quanto io cerchi nel mio piccolo di essere solidale, quindi di aiutare un'apertura mentale nei confronti di qualcuno che appartiene a un'etnia diversa, una religione diversa, un orientamento sessuale diverso, una condizione fisica diversa, come appunto posso essere io essendo in sedia a rotelle, oppure qualsiasi cosa che neghi o porti via un po' della nostra vita. L'essere solidali è accogliere insieme tutto ciò che ti porta verso un atteggiamento di inclusione senza nessun pregiudizio nei confronti delle persone,
di qualsiasi persona che faccia parte della società, come voi ad esempio siete stati molto solidali con me dal primo momento in cui io ho aperto questo canale perché avete creduto in me, avete creduto in quello che volevo fare e sono davvero tanto felice di questo. Per me questa è solidarietà ed è solidarietà anche seguire tutti insieme certe norme che pur essendoci ripetute ormai tutti i giorni e vorremmo tornare il più possibile alla normalità senza più sentirle, ma l'atteggiamento che stiamo cercando di avere tutti nei confronti del rispetto di queste regole, anche questa è una forma di solidarietà, perché quando tutto questo un giorno finirà, potremmo tutti essere felici di essere stati solidali e di aver vinto contro un virus, una bestia che ci sembrava molto molto più grande di noi. Perciò ce la faremo, ne sono veramente sicura. Perdonatemi, ma parlare di solidarietà l'ho fatto un po' così, a ruota libera per come mi sentivo, perché lo trovo un concetto molto molto esteso. Le interviste di Animamente arriveranno in modalità diversa, nel senso che sto cercando una maniera per farle in videochiamata, utilizzando Skype, perché appunto la situazione è questa e quindi sono costretta a farle a distanza anche per tutelare me stessa. Spero di farne arrivare nuove presto. Adesso mi sto mettendo in contatto con le persone per videochiamare, ci stiamo mettendo un po' d'accordo e niente. Arriveranno presto video con contenuti un pochino più curati. Spero abbiate apprezzato la mia sincerità nel parlare di questo argomento. Ve ne ho parlato proprio a cuore aperto. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mettete un pollice in su se vi è piaciuto e se vi va lasciatemi un commento. E niente, vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!